Ciao ragazzi, sono Marco per Amici Il Curso e benvenuti alla buon'ora a una nuova puntata della fisica che non ti aspetti. Oggi parliamo di un argomento che è tecnologicamente e ingegneristicamente molto importante. Parliamo del rapporto di Poisson, della comprimibilità dei solidi e della legge di Pascal. Tutti sappiamo cosa succede a un elastico quando lo tiriamo. L'elastico si allunga e la sua sezione diminuisce. E questo vale per la stragrande maggioranza dei materiali con cui abbiamo a che fare di solito. Ma la domanda che voglio farvi è: cosa succede al volume di quell'elastico o di quel materiale che state tirando? Aumenta? Diminuisce? Rimane lo stesso? Il volume per una bacchetta è il prodotto della lunghezza, che aumenta, per la sezione, che diminuisce. Quindi cosa succede veramente al volume? Beh, in realtà possono succedere di fatto tutte e tre le cose. Il volume può mantenersi lo stesso, il volume può diminuire, il volume può aumentare. Nella maggior parte dei casi il volume diminuisce, perché quando noi andiamo a tirare il materiale andiamo a stiracchiare le sue molecole, ad allontanarle le une dalle altre. Quindi il volume, lo spazio complessivo occupato dal materiale, tende ad aumentare, quindi predomina l'effetto di tiraggio, di allungamento, rispetto a quello di diminuzione della sezione. In alcuni casi però questo non succede, ci sono delle sostanze che vengono definite incomprimibili e nelle quali a seguito di questa trazione il volume non cambia, quindi c'è un effetto perfettamente compensato tra l'allungamento e la diminuzione della sezione, il volume rimane costante. Solo per alcuni materiali molto particolari, che di fatto sono più strutture che materiali veri e propri, a seguito dell'allungamento si ha anche un aumento della sezione. E vi lascio nelle schede e qui sotto in descrizione qualche riferimento a dei video dove vengono mostrati questi particolarissimi materiali. Il numero che ci permette da un punto di vista ingegneristico di descrivere il comportamento di un materiale sotto trazione o sotto compressione è il cosiddetto rapporto di Poisson o numero di Poisson. Ciò che è interessante è che il numero di Poisson ha una sorta di limite, almeno nei materiali comuni, ed è 0,5. Quando un materiale ha un numero di Poisson, o un rapporto di Poisson, come preferite chiamarlo, pari a 0,5, quel materiale viene considerato incomprimibile. Possiamo infatti dimostrare, ad esempio nel caso di un cilindro, che quando il numero di Poisson è pari a 0,5, la variazione complessiva del volume di questo cilindro a seguito di, indipendentemente dalla trazione e dalla compressione, è pari a 0, cioè il volume del materiale non cambia. Esistono materiali con un numero di Poisson pari a 5? Quasi. Il concetto di materiale incomprimibile è sempre una sorta di esagerazione, è un limite teorico, però ci sono dei materiali che ci vanno molto vicini. Per esempio, parlando di materiali più o meno solidi, le gomme, prima di essere vulcanizzate, cioè prima di essere rese solide, compatte, come noi normalmente le maneggiamo, sono crude, come si suol dire. E una gomma cruda è di fatto una pasta, è un liquido incredibilmente viscoso, molto difficile da lavorare, ma a tutti gli effetti un liquido, e ha un numero di Poisson, un rapporto di Poisson pari praticamente a 0,5, cioè risulta essere incomprimibile. Una cosa interessante è che il numero di Poisson non è necessariamente uguale in tutte le direzioni. Se lo è, il materiale viene definito isotropo, che è un termine genericamente utilizzato per indicare qualcosa che è uguale appunto in tutte le direzioni. Se invece il materiale non ha un modulo di Poisson uguale in tutte le direzioni, si dice che è anisotropo. Molto spesso l'anisotropia di un materiale è dovuta alla presenza di
elementi orientati al suo interno. Per esempio, le fibre del legno, che sono orientate in una specifica direzione, fanno sì che il suo comportamento sotto trazione o compressione dipenda molto se questa trazione avviene nel verso delle fibre, nella direzione delle fibre, oppure per esempio in una direzione perpendicolare ad esse. E per concludere, visto che abbiamo parlato di sostanze incomprimibili, forse avrete sentito dire che i fluidi sono incomprimibili, i fluidi ideali perlomeno. L'acqua è una buona approssimazione di fluido incomprimibile. Perché un fluido dovrebbe essere incomprimibile? Beh, il motivo è relativamente semplice. Lo spazio tra le molecole in un fluido è molto piccolo. Le molecole tendono ad accatastarsi moltissimo, quasi già al limite di quello che è possibile. Pensate all'acqua. Quando l'acqua congela, in realtà il suo volume aumenta, cioè l'acqua allo stato solido ha molecole più lontane tra di loro rispetto all'acqua nello stato liquido. E questa incomprimibilità di alcuni fluidi, perlomeno, può essere sfruttata tramite appunto la legge di Pascal per il funzionamento dei sistemi idraulici. I pistoni idraulici infatti sfruttano la legge di Pascal, la quale stabilisce che se due pistoni sono collegati tra di loro e sono riempiti di un fluido incomprimibile, la pressione esercitata su uno dei due pistoni è uguale alla pressione controesercitata dall'altro. Ma se i due pistoni hanno dei diametri molto diversi tra di loro, uno è molto piccolo, l'altro è molto grande, per poter esercitare una pressione tutto sommato grande sul pistone di diametro inferiore, ci basta applicare una forza tutto sommato piccola, perché la pressione è il rapporto tra la forza applicata e la superficie su cui viene applicata. La superficie è piccola, la forza è piccola, il rapporto può essere relativamente grande. Ma una volta che abbiamo una pressione tutto sommato grande, nel pistone con un diametro più grande la pressione deve essere la stessa, ma dal momento che la superficie è maggiore, la forza che il pistone esercita nella direzione contraria, anzi nel verso contrario a quella del primo pistone, è molto molto grande. E noi possiamo sfruttare questa legge proprio per movimentare tramite questi pistoni idraulici, per esempio, le benne delle ruspe o le parti meccaniche delle gru, cioè sistemi che vengono movimentati utilizzando forze molto grandi, che però vengono generate in fondo da forze tutto sommato piuttosto piccole. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Come al solito, se vi è piaciuto, mettete un pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Il prossimo video ormai è già scritto, quindi posso dirvi tranquillamente grazie per la visualizzazione, ci vediamo al prossimo video e come al solito siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate.